Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, concorrenti pronti a cucinare e spadellare per il nostro pubblico, ma soprattutto per la nostra giuria. Partiamo da Fiammetta Padda, giornalista enogastronomica, il mio punto fermo della giuria. Riccardo Rossi, tanto fermo non sta, attore. Chiara Maci, di verde vestita, un'acqua marina. La blogger culinaria, la cucina vista in maniera giovane per i giovani sul blog. Chi cucina oggi? Stella, dalla provincia di Pescara, Montesilvano per la precisione. Fa jiu-jitsu, dopo ne parliamo, stai attento. E Gaetano, detto Tani, da Lecce, che sta a fare una sorta di tiella, ma ha detto, com'è là che si chiama da due parti, quella con le patate e le cozze? Tartaglieggia. È diverso. Dopo parliamo anche un po' di dialetto. Prima, per scaldarci un po', una prova che di punti non ne dà. Ma chi la vince sceglie il piatto della prossima prova, lì i punti ci sono in palio, è di manualità. Bel piatto di pasta alla carbonara, però per farla buona, come ci insegna il nostro Riccardo Rossi, deve essere legata bene, l'uovo non stracciato, voi avete l'acqua in cottura, il guanciale bello croccante che ha dato il suo grasso in padella, scolatela, preparate il composto e mantecatela. Chi la manteca meglio vince. Via il tempo, 3 minuti. Sottovoce, mentre Riccardo vi osserva con uno sguardo da notaio più che da giudice, sottovoce vi do un trucchetto, altrimenti loro mi sentono. Io preparo il composto per la mantecatura solo con i tuorli, grana, pecorino e pepe nero abbondante macinato, poi il guanciale lo tolgo dalla padella e salto la pasta nel grasso rilasciato. Lo lascio a parte così lo servo alla fine croccante. Manteco con il composto aggiungendo un pochino di acqua fredda, anche gasata, così dà modo all'uovo di pastorizzarsi senza fare quell'effetto frittata, senza stracciarci. E alla fine sopra il guanciale croccante. Trucchetti? Vabbè. Io metto un po' d'acqua fredda nel composto di tuorli, certo. Così dopo mi allenta l'uovo, me lo diluisce e quando vado a mantecarlo lo pastorizzo senza farlo stracciare. Okay. E poi il guanciale lo metto a parte, lascio il grasso dentro e poi lo metto sopra croccante. Ovviamente senza il bianco dell'uovo, ricordiamo per favore. Ricordalo perché succede. Succede ancora fin troppo spesso. Vediamo se... Ne sentiremo delle belle. Aia. Perché la parte bianca dell'uovo, io non posso dire se hanno fatto bene o male, ma la parte bianca dell'uovo, che è quella proteica, è quella che tira, e se tu fai l'uovo al pigamino, il bianco diventa bianco e duro. Se tu metti il bianco insieme al tuorlo, che anche se al pigamino rimane morbido. Un minuto, devi mantecarla, impiattarla. Sì. Tu hai messo sia i rossi che i bianchi, no? Tutto insieme, sì. Vabbè, okay. Per la serie in cucina non si butta via niente. Riccardo, ma non è successo? Cioè, ti manca la lacrimuccia. 30 secondi, che forse non vi serviranno nemmeno. Dai, impiattate, ci siamo, posso? Prego. Bravi. Ricordo ai miei tre giudici che non stiamo parlando né dell'aspetto della pasta, né del pepe o quello che sia, ma dell'uovo come si è, ho già capito, coagulato e quindi reso cremoso. Diciamo che avete sbagliato entrambi, che si fa solo con i tuorli. Però quello che l'ha frittata meno è stata la Stella. Vince lei. Allora, scaloppine o saltimbocca? Scaloppine? Scaloppine. Scaloppine. È la scaloppina l'ingrediente base della prova di abilità.
Scaloppina, un piatto con il quale sono cresciuto perché mia mamma cucinava solo quella, vediamo di renderla un po' più innovativa, personalizzata, eccetera. Per fare questo avete bisogno degli ingredienti, sono dietro di voi, 30 secondi per prenderli tutti. Concentratevi, via! Vedo della carne rossa, del vitello, io la farei di pollo. Quindi, per 4 persone, 2 petti di pollo affettati sottilmente, 2 limoni, un cucchiaio di senape dolce, un cucchiaio abbondante di curry, anche quello dolce, e un cucchiaio di miele, è facile da ricordare, un filo d'olio extravergine d'oliva e un cucchino da tè di senape. Stop al tempo! Allora, come la fai? Alla grappa. Come la fai? Mojito. Alcolizzati. Al mojito e alla grappa. Bene, 10 minuti, via! Dunque, chiediamo a Fiammetta cos'è la scaloppina nella storia della cucina italiana. È una fettina di carne di vitello, sì, che si serve battuta molto finemente, sì, e che è stato un grande, una grande conquista degli anni 50-60. Perché? Perché la carne di vitello si mangiava poco, ecco, era un grande lusso, dopodiché è diventata molto noiosa, ad un certo punto sinonimo di dieta, sì, e di cucina fatta all'ultimo momento, ma secondo me adesso ritorna, perché intanto si può fare per esempio con la carne di maiale che è buonissima, e siccome c'è in molte cucine esotiche si combina benissimo con lo zenzero, il miele, hai capito? L'ho presi bene l'ingrediente. Allora. L'ananasso e molti ingredienti di questo tipo. Allora, lei ha detto ananasso, ananasso, eila, e noi mettiamo l'uva, dici? Mi potresti gentilmente tagliare a metà e toglierci i semetti? Grazie. E io sono comoda. Vabbè, non era mai successo. No, grazie. Mi cioè, sento... se mi sbucci l'uva e mi togli i semi. No, no, tagliare a metà. Tagliare a metà. No, no, sbucciare, sbucciare no. Allora, io lo faccio a patto che tu, da sola, mi spieghi cosa stai facendo e dove vuoi arrivare. Senza prendermi le dita, possibilmente. Beh, me ne vuoi tante. Vai. Allora, sto facendo delle scaloppine alla grappa. Quindi per adesso batto la carne, l'infarino. La ripasso in padella con il burro e la salvia. Poi ci aggiungerò gli acini d'uva, faccio sfumare insieme alla grappa e impiatterò, suppongo. Mm. Ok, Gaetano, mentre io faccio un lavoro certosino con l'uva di Stella, sì, mi piace l'idea del mojito, raccontamela. Beh, il mojito è un bel cocktail estivo. Sì, però te devi fare la scaloppina, ce la mangiamo, no? Certo. Che carne usi? Vitello. Vitello. Senti, ma tu hai fatto qualcosa? Eh? Hai fatto qualcosa? No, sono concentrato, non si può sbagliare. Quindi usi, abbiamo diciamo che severissimi. Il mojito, la base alcolica è il rum, poi c'è menta, lime, zucchero di canna. Ci manca il ghiaccio perché non sarebbe ok. Quindi utilizzi tutti questi ingredienti per dare i sapori? Sì. Ok, quindi suppongo, visto che non mi parli, vado a indovinare. Ti ascolto. Con il rum la sflambi. Con il limone la inacidisce, gli fa il sughetto, con lo zucchero stemperi l'acidità e con la menta lo pro... dispensa, che ti manca? Lo zucchero. Lo zucchero. Ti sei giocato così un aiuto. Tanto mi sfrutta abbastanza lei. Quanti ne faccio? Va bene, basta, non ti preoccupare, grazie mille. Dimmelo pure quando li ho fatti tutti, eh. Ma io ti vedevo così preso, ho fatto, ma non lo disturbo, senza che si diverte. Bene, allora, visto che mi fai fare questo lavoro, io parto subito con la mia domanda preferita. Sì. Sei fidanzata? Sì, felicemente, da 2 anni. Con Bellina, con chi? Emanuele. Con Emanuele. Sì, bellissimo, mio patato, sì, fantastico. Bene. Scusa, mi ammazzerà, però no, vabbè. Allora, cosa gli cucini per non farti ammazzare di giorno? E allora, lui diciamo che va pazzo per tutto, però soprattutto per i primi, ed è pure un tipo che si accontenta abbastanza facilmente. Se gli faccio pasta col tonno è felice. Metti un attimo, rallenti. Vai. No, lei parla con poche parole, capito? Allora, senti, lasciane un po' a Gaetano, perché Gaetano è lì, buono. Hai paura delle mie domandine? Ora arrivo anche da te, eh. Sai tagliare... No, tu ti sei giocato l'aiuto andando dentro a prendere lo zucchero. È vero. Dicevi, a patato gli fai la pasta. Sì, col tonno. Col tonno, le olive, dipende poi da quello che ho... Non ti spaventare, eh. No, perché ora ti viene la fiamma. Cos'è sta roba?
com'è? Grappa, grappa. Se vuoi flambarla devi far questo. Io non volevo flambarla. Ti va via l'alcol però. Ah, ok, sono spaventata, mi arrostiva il ciuffo. Allora, abbiamo parlato di patate e salata in escandescenza. Sì, sì, sì. Quindi, pasta col tonno. Posso prendere un pochino, grazie. Quant'è che siete fidanzati? 2 anni. Pasta col tonno e basta. No, gli faccio anche i dolci, gli faccio le frittate, gli faccio le torte. Io sono, vado pazza tipo per le torte, sai, tipo quelle americane, ventistrate, ricoperte di panna. E se dici che non sono buone facendo jiu-jitsu? Bravissimo, ma infatti lui non vuole che vada a jiu-jitsu, a parte che sono forse io e altre 2 o 3 ragazze, siamo proprio poche. E lui mi vede tornare sempre con questi lividi, io voglio dirgli, no, guarda, stai tranquillo, cioè, non vado a fare niente di... È un talk show! Allora, mentre da un dibattito di tribuna politica passiamo a un fatti una domanda e datti una risposta. Sull'argomento a piacere. Prima la scaloppina. Allora, sì. Hai messo giusto un filo d'olio, vedo. Sì. Dove sappiamo. Facciamo cuocere questa scaloppina di vitello. Poi abbiamo messo dello zucchero. Sì. Abbiamo salato, abbiamo messo dello zucchero. Abbiamo fatto saltare con il rum. La menta alla fine. La menta. Cos'è quella roba là nella bacinella? Quella è una sorpresa. È marmellata di cipolla. Ah, ok, per dare la dolcezza. Per dare la dolcezza. Allora, vi lascio lavorare. Lui ha messo la menta, io vi do la mia. Giallo lampo. Si fa in un lampo e è tutta gialla. Si spreme il limone, ci si scioglie dentro il sale, si mette un pochino d'olio e di pepe e poi tutti gli altri ingredienti, quindi il miele, la senape e il curry. Dentro lì si lascia marinare il pollo, almeno un quarto d'ora, 10 minuti, minimo. Se lo lasciate tutta la notte diminuite il succo del limone. Semplicemente cotto in padella con un pochino d'olio, tira fuori i succhi, crea una salsina molto profumata e caramellata dal miele. Provatelo e poi mi dite. Come diceva Fiammetta, un po' di fusion nel piatto. Con il miele che lo caramella, la senape dalla lo sprint, limone l'acido e il miele il dolce. Partiamo da Chiara, sì. Che la scaloppina è molto giovane. Sì, infatti loro ho sentito che hanno usato lui il mojito, io ad esempio la faccio caramellata all'Aperol, per cui sul caramellato un po' come te, però sfumata con l'Aperol è molto simile in effetti, però lui ovviamente... Ma tu hai già finito che ti vedo? Certo. Già pronto? Certo, non dire mai queste frasi davanti alla giuria che si preparano. Io la so la tua, però vai. La mia scaloppina? Scaloppina. Scaloppina al limone. Col vino? Con la farina. Farina, burro. Non l'ho mai fatta in vita mia, però quando le mangio me ne bastano 60. Tu sei una scaloppina, ti vedo. Ma le chiedevo prima a Fiammetta. Con marsala? Sì, con marsala. Marsala è la classica, esatto. Fiammetta piace un 20 minoli tostati in marsala con un po' di fondo di cipolla. Farinata sempre in fondo burro. Vedi? 3 ricette. A casa saranno pieni di dovranno mettersi ai fornelli. Ma che è così versatile questa scaloppa? Ah, finita. Si fredda quindi? Sarà fredda. Hai 50 secondi circa. Ci sto. Non è presentazione, tanto lo sfondiamo. Tutti e due molto essenziali. Perfetto. Stella l'ha fatta la grappa. Gaetano l'ha fatta il mojito. Quindi, alla salute. Partiamo. Da quella di Stella, che io gentilmente... Grazie, ti chiedo un coltello. Mi offro di scalopparvi. Grazie. Piano, inclina, se no mi sento male. Ok. Posso già prendere? E qui ti metto anche l'uva sopra. Sembra appetito a tu, Scusate amici, per una volta vi capita di vedere mangiare un hostess. Guardate, che normalmente porta e serve i piattini. Oggi la vedete sul piattino, uscite di sicurezza in fondo, localizzate presto. Invece addirittura mangia, vuole un caffè? Te lo dovrei chiedere biscottino io. Io mi concentratevi, sì, questo è il momento. E loro sono... Ottima. Ottima, ho sentito. Perfettamente attenzione, equilibrata. L'uva, ti dirò, ne avrei messa ancora di più. Ne ho preso proprio un acino intero, molto molto buona, anche un po' croccante. C'è una specie di panatura, l'hai solo infarinata? Sì, molto molto buona. È facile da fare, veloce. Questa parola facile da fare, veloce, mi piace. Okay. Allora... Prendo con il cucchiaio e la forchetta la porzione che mi spetta.
fa anche rima. Prendo il coltello che mi permette di tagliare questa vitella, come vedete, dura, un po' dura. Scherzo. Buonissima! Molto buonissima. Buona. Buonissima? È sì, buona l'uva con questa roba di carne. Ma ci sta benissimo, anni 50. Ah, non è buona la carne. Perfetta. Con questa roba d'uva? No, ci sta bene pure l'uva con questa carnina. Okay. La salvia è tipica anni 50. Siamo in un film in bianco e nero in Italia. Forza. E poi c'è un'altra cosa carina. Sì, che scotto. C'è la grappa, quindi la grappa si estrae dalla vinaccia, quindi la buccia dell'uva dopo pressata. E quindi l'uva con la sua grappa. Secondo me la grappa l'ha tolta tutta Simone Ruggiati facendola sflambandola, allora, rovinando quindi lo concorrente. Si flamba per mandar via l'alcol e far rimanere i profumi. Senti, guardandola così devo dire che come scaloppina a rigore i contorni sono un po' bruciacchiati. Però adesso nel nuovo tipo di cotture sauvage che si usano, un po' di bruciato piace. Madonna, io adesso sembra il nome di un profumo. O sovaci di Signori, il mio tra l'altro. Comunque, scusi, mi citi proprio quello, quale Endelone. È molto buona. Per contrastare il dolce dell'uva, sai cosa avrei forse messo? Qualche pochino di tegolina di sale Maldon. Okay. Per fare il contrasto. Non mi è venuto in mente. Allora, sale Maldon è un sale in fiocchi che adesso comincia a essere un po' più comune, però se dico a mia mamma prendimi il sale Maldon, chissà. Adesso va molto di moda. Comunque di giù è un sale che non è acido, quindi traduco quello che per lei è pane quotidiano. Ma certo, la prossima volta che mi diventa una cosa leggermente bruciacchiata e alati dico state zitto perché è solo un po' sauvage. Chiunque se... Cerchiamo di ritornare ai seri, scusa sì, Chiara, anche qua porziono per voi. Questo invece, dalla grappa, passiamo al mojito. Vi faccio direttamente pezzetti più piccoli. Bravo, Gaetano, la menta si mangia sopra? Vuoi... Anche la marmellata. La marmellata si mangia insieme? Volendo sì. Bene. Perfetto. Il mojito a parte? Il mojito andò così. Starebbe a parte da bere. Il ghiaccio manca. Ti dà fastidio? Ti inclina, allora ho detto, porca miseria. Guarda come ride. La menta va mangiata assolutamente insieme ed è perfetto l'abbinamento. La marmellata di cipolla, dei dubbi, o ne ho presa troppa io? La marmellata serve per addolcire il lime. Perché il lime è forte. Di fianco a scelta della persona. Sì, il lime è molto forte. Quindi sì, il lime si sente un bel po'. Abbastanza forte. Però è molto carino, originale l'idea del mojito. Non litigate. No. È già fredda. Purtroppo è fredda. Diciamo che, come ha detto giustamente Fiammetta prima, la scaloppina, che io non... Ecco, questo c'è la puccia, la marmellata. Così. Che non è certo il piatto da carta, è visto un po' come il piatto giustamente dell'ultimo minuto, però a casa è la classica cosa che ti fai sempre di secondo, veloce, in 10 minuti la fai. Versatile. E quindi tante idee carine per poterla rendere alternativo. Cosa ne pensi? È un sapore inedito per me. E devo dire, ecco, è arrivata pure il cipolla house, che non è male per niente. Pensa. Cipolla è buona. Sì. Pensa che ti dice Riccardissimo. Ma no, cipolla. Da scrivere sui registri inedito, di qualche inedito. Complimenti. Beh, questa è cotta in maniera tradizionale, ecco. Non è bruciacchiata. Vogliamo diciamo dire a casa due cose che non abbiamo detto, che però cambiano sempre a livello di sapore. Che rum hai usato e che grappa hai usato? Rum bianco, quindi acido senza troppi profumi. Grappa. Una grappa normale. Quindi vediamo. Diciamo di vediamo. Chardonnay. Bah, la buttiamo lì così. Dai. O di Pinot Nero. Hai visto? Interessante. Devo dire che il lime non ha troppa acidità, anzi ha più profumo che acidità. Io avrei addirittura anche grattugiato, dato che ci siamo, un po' della scorza del lime sopra. Sarebbe stato troppo forte. La cipolla, bene, va presa. Con un grano salis, pochino. Con prendete voi i gessetti in mano. Gessetti. E adesso è l'ora del giudizio. Da 1 a 5, prima il piatto di Stella, la scaloppina, la grappa e uva. Uniforme, direi. Sì. Per arrivare poi a quella di mojito fatta da Gaetano,
Quindi con lime, zucchero di canna, menta e rum. L'avrei mai detto. Sì. Pensa. Per 12 pari. Bravi. Per più spazio. Allora, per la nostra regola d'oro di cuochi e fiamme, bravo, vedo che segui. Scegli tu, però non adesso, prima pubblicità. Torniamo subito. Eccoci tornati in studio. Dopo due scaloppine alcoliche, grappa per Stella, mojito per Gaetano. Sono andati pari, 12 pari per la precisione, però deve scegliere ancora Stella perché ha vinto la prova precedente, quella di manualità. Parliamo di orzo o farro? Farro, decisamente farro. Bene, mi piace. È il farro quindi l'ingrediente base della prova di creatività. È un ingrediente che può essere elaborato in qualsiasi veste, in zuppa, insalata, fritto, polpette, schiacciato, come volete. È creatività, vi avverto. 30 secondi ancora per fare la spesa. Non avete più l'aiuto, quindi se vi scordate qualcosa, via! Stella Stellina. Che si avvicina. Brava, e tira fuori il peperone, pomodori, prosciutto cotto. Vedo il farro scottato, asiago, pan grattato e odori vari. Poi di qua Gaetano con una flemma mi tira fuori odori misti, radicchio e là il birra. Gronchettino, cos'è? Birra. E questo? Peperoncino, olio. Pronti, attenti, via. 1, 2, 3 Stella, stop al tempo. Anche di qua c'è della paprika forte, gusti decisi, 10 minuti, stupiteci. Via. Allora abbiamo Gronco e seppiolina. Ok. Le facciamo tranquillamente, sfumiamo l'olio. L'aglio. Diciamo già a casa che il farro è stato scottato, cioè entrambi hanno il farro prelessato ma ancora molto al dente, per ovvi motivi di tempistica di cottura. Scusa che ti ho interrotto, sì. Torno da te. Dicevi quindi. Cipolla, aglio, aromi vari. Mettiamo il gronco, le seppioline, poi anche c'è un po' di sugo per dare il colore. No, non lo tagliamo, lo facciamo. Okay. Tagliamo, sfumiamo tutto quanto con la birra. Una birra scura. Birra scura, poi mettiamo il farro, lo facciamo saltare insieme. E infine mettiamo l'olio di peperoncino. Bravo, mi stai migliorando. Da parlare. Perché mi cucini a casa? C'hai una... Per la piccola giusto. Non funziona. Sai già tutto. Scusate, non mi informare. Quanti anni? 10. Che vuoi fare? Volevo frullare. Così a secco? Sì. Sicura così a secco? Quella a casa mia si frullava. Allora, posso darti un consiglio? Sì. Che non vale un aiuto? Visto che questo è asciutto, se prima metti sotto... Hai dimenticato l'uovo. Allora, facciamo così. Sì. Gaetano, glielo diamo. Beh, visto che lui ha preso lo zucchero prima. Ma lui ha usato l'aiuto. Dai, diciamo che se vuoi una mano te la do veloce, dai. Allora, quindi l'uovo che lo facciamo andare sotto, così fa girare le lame e pesca tutto. Ok. Non pensare che quello che è a casa è meglio del mio, eh? Assolutamente no, non sarei mai. Basta, dice. Farro, prosciutto cotto e si frulla, quindi fai delle polpette. Polpette. Secondo me, poi fai tu, però guarda di che colore ho la giacca. Sì. Se ne metti un altro e un goccetto di acqua. Goccetto di acqua. Senta, Stellina. Sì, dimmi. L'acqua esce dal lavandino. Sto cercando un bicchiere. Guarda, che ora frulla. Ok, a posto, grazie. Grazie mille. Perché quando do i consigli nessuno mi ascolta? Non vi fidate? È perché siamo autodidatta, siamo degli autodidatta. Quindi... Allora, torniamo sul discorso della piccola. Che mangia? Mangia poche cose perché purtroppo è celiaca. E quindi ci adoperiamo nel fare dei piatti un po' più particolari, che abbiano del gusto. Anche perché
Spesso il glutine si trova anche in tanti prodotti pronti, tipo snack, eccetera, quindi bisogna fare molta attenzione. Ci sono molti alimentari specializzati. Sì, adesso si trova. Producono svari. 10 anni fa era un po' più difficile. Molto migliorato. Adesso si trova da tutte parti, anche in supermercati, farmacia. Sì. Sapete perché lui è così pacato quando cucina e così silenzioso? Perché normalmente lo fa, a parte senza uno dietro che gli passa e gli fa le domande, ma con la musica. Soprattutto. Anch'io faccio questo, quindi voglio sapere che musica ascolti quando cucini? La Ciaccona di Bach. No, Morricone. Morricone. Certo. Morricone, bravo. Colonne sonore, anch'io sono una cucina, ti mettono nel quindi la cucina. Rilassa. Okay. Bravo, bravissimo. Lui ascolta la musica. E Angela fa sesso. E lei... Invece. Balla con la musica. Sì. Che fai? Infatti, invece, no, quando cucino intendi in generale. Se... Allora, raccontami come, cosa fai con la musica, io mi però siedo. Però in un secondo. Cosa ecco. Faccio con la musica? Vabbè, lasciamo perdere se vogliamo. No, vabbè, mi piace andare a ballare, però a Patata non piace, quindi non ci vado quasi mai. Allora, Patata se continui a chiamarli così, buon secondo nome. Me quando arrivi a casa... No, si offende. Non mi piace ballare. Si offende, no, per niente. Allora, una volta che l'ho chiamato per nome davanti a degli amici mi si è arrabbiato. Ma come mai? Strano. Perché a noi ci piace il termine affettuoso davanti a tutti, noi maschi, no? Amore, cucciola, tesoro, te vai! Subito uno fa così. Se sa, no! Aspetta, vendichiamolo. Sì. Come ti chiama lui? Ciccetta. Vabbè. Ciccetta! Sì, infatti sì, ma dico sempre allora, vuol dire che sono grasso, lui no, che palle che sei, non sei grasso. No, diceva che sta facendo delle polpette. Che polpetta che sei! Con il farro, come ha messo sì. Al centro il cuore di Asiago. Sì. Vi lascio soli che è meglio. Dimmi. Maci, sì. Scegli zuppa, insalata. Insalata di farro. Fate bollire del farro, 450 grammi circa, in acqua salata. Lo scolate e lo raffreddate sotto acqua fredda. Quello sarà la base, da arricchire a piacere. Che ne so, aliscette marinate, anche quelle che trovate già pronte. Olive derocciolate, pomodori secchi, basilico e dadini di feta. Oppure volete renderla un po' più alternativa? Aggiungete della menta tritata e della zesta di limone grattugiata, sempre sulla stessa base che vi dicevo prima. La lasciate riposare dall'ombrellone al picnic. Sentiamo Fiammetta un gran piatto col farro, anche perché sempre da buon toscano. Molto semplice, no? Con una dadolata molto estivo, con una dadolata di pomodoro. Sì. Ben passato prima sotto le mani, sotto l'acqua, in maniera che lasci tutto. Un po' di olio, un po' di sale. Io non sono per le cose molto complicate col farro. Diamo un altro consiglio, sia per il farro che per l'orzo. Sì. Se si usa decorticato, fa molto prima a cuocere. E consiglio di lavarlo prima di cuocerlo. Sì. 3-4 esatto. Volte a lungo. Sì, perché l'acqua non esce, che fa molto bene anche un po' la pelle. Più trasparente, sì. Perché all'inizio esce molto bianca, così sì, perde sì. Un po'. Allora, vi lascio non perché voglio andare via, ma perché vado a dire ai miei due concorrenti che mancano 2 minuti e mezzo, poco più. Allora, ritorniamo un attimo sulle ricette. Abbiamo messo la birra. Allora, ripartiamo dal fondo. Hai messo sedano, carota e scalogno tritato. Uno spicchietto d'aglio che giustamente poi hai tolto nel l'olio. Scalogno l'ho tolto. Adesso abbiamo messo il gronco, le seppioline. Abbiamo messo la birra, tirando. Adesso tutto insieme. E l'olio al peperoncino alla fine? Alla fine. Ok. Questo assorbe la birra. Perfetto. Penso che sia il radicchio? Radicchio dopo. Ridicchio dopo, entro 2 minuti, che tra 2 minuti e 10 secondi io vi rapirò i piatti di sottomano. Quindi, a parte le salsine, eccetera, che adesso mi spiegherai, ti consiglio sì. Di curarti bene con le polpettine che hai reso cubiche, quindi avranno un tipo di cottura su ogni lato, immagino, per sì, arrivare infatti. A fondere l'asiago che hai messo dentro. In cosa consistono i balli medievali? È tutto un girondello alla fine, salti, saltelli, capovolte. Fammi un esempio. Mi si brucia. No, te le guardo io. Me le guardi tu? Te le guardo io. Aspetta, funzionano tutti quanti in coppia, comunque cioè, sono quasi tutti quanti così, poi ti tocco la spalla, ritorno indietro, poi si fa la stella. Sono monotoni, mica si divertivano nel medioevo. Ma che dici, si diverte? Ma scusa un attimo. Cioè, sì, l'ho costretto. Ecco, l'hai costretto. No, ma è un fioretto, cioè hai perso una scommessa. Perché fai balli medievali? Perché io sono una grande appassionata di medioevo, vado a fare anche live medievali, mi vesto proprio da dama medievale, vado a fare i live per i boschi in Abruzzo, abbiamo dei bellissimi boschi e viviamo praticamente 1 o 2 giorni, dipende a seconda del live, come praticamente personaggi medievali. Siamo tutti normali,
siamo tutte persone per bene, lavoriamo tutti quanti, siamo felici, non abbiamo rogne o traumi della vita. Non interrompere! Va tutto bene, non ti preoccupare, non sono una pazza fuggita dal manicomio, solo che mi diverto così. Ok, che lavoro fai? Bene. Ma che lavoro fai, giustamente? Giustamente, allora, la mia famiglia ha un'autoscuola, quindi io faccio lezione, sono l'istruttrice. Così mi distrae. Anche in segreteria. Che detto? Così mi distrae. Qua non è una sfida, qua siamo nel salotto di casa. Sì, infatti. Allora, ti posso interrompere solo un attimo? Certo. Che c'è qua? C'è il pomodoro, la paprika, il basilico, l'olio. Ok. Quanto tempo manca, Simone? Allora, 30 secondi e prendo i piatti. Lui ha già finito tutto. Lui è perché Benedetta vuole mangiare a quell'orario. Si mangia. Questo giallastro è dato dalla birra e da... No, è l'olio al peperoncino? No, è anche il pomodoro. Ah, c'è il pomodoro. C'è il pomodoro. Il pomodoro l'avevamo saltato. No, soltanto... O appena appena. Appena appena. Ok. Dove va? Qui? Sì, però attento, sennò si rivotica tutto. Ti si? Rivotica. Bene. Non siamo medioevo qui, eh? Ok, messere. Bene, speriamo di non rivoticare qui. Allora. Dimmi. Vai, vai, tu assaggia mentre Stella fa il riepilogo della sua ricetta. Volevo controllare. Allora, ho frullato insieme il farro con il prosciutto cotto e le due uova. Poi ho aggiunto un po' di farina, il parmigiano. Gli ho dato la forma quadrata dopo aver messo dentro un quadratino di formaggio asiago, l'ho rotolato nel pan grattato, l'ho fritto. La salsetta d'accompagnamento molto semplice, il pomodoro frullato col basilico, olio e paprika. Altro? Meglio di così. Allora, com'è? Buonissima, molto buona. Si sente benissimo il farro, che io poi raffrullandolo magari non venisse, invece molto buono. È sciolto all'interno, quindi c'è questo cuore fondente che è perfettamente riuscito, fuori croccante. La salsina sta bene in accompagnamento, però essendo questa molto compatta, secondo me richiede un po' più di freschezza. Mm. O magari fare le polpette un pochino più piccole, perché comunque è abbastanza sostanziosa. Sì. Ma patato magna. Sì, sì, bravo, ma questo esatto. È il piatto preferito di patato, no? Mi sembra di capire. Ogni volta che ho provato a farle, sì, se le spazzolava. Però... Grazie. Ah, se le spazzolate, Sì. Pur di non sentirti in quel senso, dice. Ah, proprio. Dice che lo farà diventare un obeso, ma non è vero. Guarda, il farro, diciamo, è tra virgolette un po' sciocco. Non a caso è una tabula rasa, i romani lo utilizzavano per, no? Farci quello che gli pareva. Abbiamo dovuto impreziosirlo con questo blocco dentro di cacio. La salsa è un po' troppo forte, a me piace come vol-au-vent, come cosa. Però insomma non mi convince fino in fondo, devo dirti la verità. Non ho capito, però mancava un po' di sprint nel farro, una salsina meno invasiva. Sì, sì. E lui, Riccardo, vede il farro come un chicco più grande, quindi non riesce a identificarlo come una massa impastata. Questo era. Bravo, bravo Simon. Già tradurre, ho preso un... Ma alla fine con Simone ci stiamo conoscendo, amici di Cuochi e Fiamme. Beh, insomma... Ha un aspetto un po' rustico, però io trovo che la forma quadrata cambia tutto nel genere della polpetta. Tu vedi un quadratino e sei molto più interessato. È vero. È un piatto da bambini. Ecco. Da bambini. A bambini piace moltissimo. È un po' asciuttino. Il farro è un po' asciuttino, però è abbastanza appetitoso. Io francamente la salsa l'avrei fatta. Se per i bambini con meno peperoncino e un po' più verso il ketchup. Ah. Sì. Addirittura? Okay. Però io ci vedrei degli champignon tipo tritati finissimi e marinati. Ma il farro è difficile. Allora, qua il farro invece va ad abbracciare del pesce, della birra e del peperoncino. Lo fai tu? Abbiamo tirato la cipolla, l'aglio, gli aromi, sedano e carota, poi abbiamo messo il gronco, le seppioline, a metà cottura ha messo la birra, un po' di sugo di pomodoro, il farro e poi il peperoncino per dare un
po' di forza. Allora, un pizzico di sale in più, di peperoncino in più, peperoncino e sarebbe stato perfetto. Ne ho messo la birra tanto. Si sente molto, che? Però a me piace. Ho messo tanto peperoncino. Mi piace anche l'idea di questa specie di guazzetto, perché c'è... E bisogna girare, perché sennò il farro è secco, quindi va... Sì, però infatti è quasi umido ed è molto buono così. Va girato bene. No, gli ingredienti sono perfetti. Un po' più di sale. It's my turn. Oggi è presa con l'inglese. Allora, proviamo questo farro. Ma io c'è il caffè. L'unica cosa che non c'è forse è quella. C'è la birra, che però è la birra. Che si sente. Però sai che non hai... Guarda, dai, No, aspetta. È il doppio malto. Il doppio malto della birra cuocendosi e caramellandosi un po' dà l'effetto tostatura. Ci ho imparato meglio. È un piatto, della polpetta. È un piatto veramente interessante, bello piccante. I like it. Chiara, fai una cosa. Sì. Riassaggialo. Riassaggialo con una forchettina. Prenditene un... Scusa, tieni, prendi la mia, dai. Mentre passiamo a fiammetta. Grazie. Così, volando. Perché, se no... Perché magari l'hai messo sopra nell'impiattamento, il peperoncino o in cottura? No, no, in cottura. Però poi quando l'ho impiattato non l'ho girato... Sotto. Io devo dire che innanzitutto mi piace molto... Grazie. Mi piace molto... l'idea del farro e della birra, che è orzo, certo. E quindi questa identità delle due cose che hai avvicinato è una cosa che raramente si vede, anche... non l'hai fatta col vino, ma, no, ma con la birra. A me piace cucinare il e pesce, quindi quando cucino il pesce uso la birra. Io uso la doppio malto sul pesce, ma aspettavo più una birra chiara. Certo. E poi mi piace l'idea del grongo, perché è poco utilizzato, costa pochissimo. Costa poco, ha un sapore forte. Diciamo che... alla fine non è un piatto facile, perché c'è il piccante e questo amarognolo può non convincere tutti, però lo trovo un piatto molto sperimentale e molto interessante. Molto bene, votiamoli questi piatti. Prima quello di Stella. Chiara, piacciono queste cose, perché sì. Sul blog lo so, per forza, tutto piccolo. Si rivisitano in mille modi e questo è il piatto di Gaetano, detto Tani, che ha miscelato il farro con del pesce, della birra e del peperoncino. E non mi sarei mai aspettato che Riccardo... Visto. Mi sa che siamo di nuovo pari. Sì. 13 a 12 per Gaetano, sempre lì. Un punticino, 25 a 24. Vi dico da esperienza che non è niente, poche fiamme, soltanto che questo punto ti permette di scegliere tra prova di presentazione, oddio, anguria o ananas? Anguria. Medioevo c'era l'anguria. È l'anguria l'ingrediente base della prova di presentazione. Un sacco di... frutta e verdura e formaggi e ingredientini per rendere bella, affascinante, ammaliante, farvi venire voglia di mangiare questa anguria ben matura. Avete 7 minuti di tempo, ripeto, bella, non la mangiano. Via, via. Ho fatto partire il cronometro anch'io. Siamo stati abbastanza fiscali. Sono stati anche in anticipo. Per fare però in questi 7 minuti un'anguria... con l'insalata greca, sì, con feta... cipolla rossa, olive nere, menta. Quindi diventa un antipasto in pratica, un'insalata proprio. Sì, 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 sì. Qualcosa di fresco estivo. Ma di presentazione ricordiamo sempre. Assolutamente sì. Senza favorire nessuno, ci sta anche perché l'anguria ha un po' un gusto che ricorda anche il cetriolo, che comunque sta benissimo con questi ingredienti. Quindi leggermente più dolce, ma non è una roba troppo strana, quindi carino. Lui la fa alla greca, tu alla medievale. La faccio ubriaca. Ah. Va bene. Ok, dimmi come. E dunque, niente, mischio l'anguria, i mirtilli, il ribes, un po' tutto quanto insieme e poi la annaffio con la sangria. Quindi diciamo, entrambe le preparazioni sono comunque a freddo, tu userai la feta. Che c'è? Mi vedo concentrati. Io voglio dire che l'anguria secondo me è un frutto molto trascurato.
perché fa un po' paura a dire, me la prendo lì dove la porto, grande, il frigorifero. Infatti normalmente è un compito che viene riservato nelle sere d'estate allo scemo del gruppo. Porco comero, io portami a giro, porta a giro, no? No, è così. Posso dire però è che così. È una cosa sublime. È vero, no? È vero. Ma l'aveva comprato mia mamma. Ma l'aveva comprato un cocomero in vita tua? Quando prendi le ville, le cose, vai a fare la spesa, prendo il cocomero. Portatemi quattro cocomeri per favore. Se comprati una villa, cioè, appunto. C'è una cosa sublime col cocomero, sì. Che è la granita. È vero, la granita di cocomero. Sì. Cosa quanto sublime. È buona. O anche il cremolato. Bisogna spiegare. Io non so, né cos'è il cremolato? Il cremolato, so dov'è il blog di Chiara Masci. Ah, scusa, non lo dico. No, giustamente dice lui il cremolato. Il cremolato, adesso Fiammetta ci dice la differenza tra cremolato e granita, perché io non l'ho mai capita. Tu conosci la grattachecca. Esatto. Grattachecca, quella romana. Quella romana che è fatta con lo sciroppo. Esatto, mentre invece il cremolato, appunto. Il cremolato è praticamente come la granita, però è fatto più denso, con la frutta più densa. Esatto. E la potete fare frullando l'anguria senza semi, aggiungendo dello sciroppo di zucchero, quindi acqua e zucchero, o se lo trovate del glucosio, lo mettete nella sorbettiera oppure in freezer e lo sbattete con la frusta ogni due ore. Ah. Esatto. Blog. Blog invece sul salato, semplicissimo, anguria, olio e un pizzico di sale. Ah, buonissima. No. No, invece è buonissima e non solo. Sia per aperitivi che per cena. Sì, sì. Allora, vi risponderò così. L'anguria condita. Vi risponderò così. Un famoso chef milanese, famoso perché è uno dei pochi stellati vegetariano, a volte anche vegano, sì. Conoscerai benissimo, chi è, che utilizza l'anguria cotta come se fosse un filetto, brasata così da far caramellare i zuccheri esterni, come finta carne, perché non utilizza carne al ristorante, l'ho assaggiata, quindi è particolare. E non ci sei più andato, no, è solo per dire adesso. Allora, lo lasci solo, tranquillo, si sente la musica con il suo iPod mentale. Matisse. E per la sua piccolina ti tira fuori una composizione astratta, dopo Riccardo ci dirà che cosa a chi assomiglia, lui sai, è artistico. Molto molto carina. Per grazie, la rimba. Certo. Quindi tutto distaccato, non fai condimenti? Assolutamente no. Ok, giustamente perché io ho sottolineato che... È la presentazione. È la presentazione, bravo, giusto, studia, ci segue, vedete? Tu e Patato ci guardate ogni tanto? Sempre. Brava. Sì, sì, sì. E quindi sai, ecco, vedi, non vedevo dov'era la tua... sì, sì, sì. Location culinaria da finire. Qua quindi, allora... In pratica la sangria, quindi vino già dolce con già profumo di frutta e zucchero all'interno, che consiglio, questa è una chicchetta, consiglio di fare la sangria, visto che ora siamo in un periodo giusto, con il vino novello passato. Cioè, voi comprate il novello, se vi rimane il novello da bere non è più il massimo, però è perfetto per fare la sangria. Quindi il novello dell'anno scorso. Sarebbe perfetto, così te lo regalano anche. Ok. Non è uno scherzo. No. Allora, qui stiamo decorando con uno spiedino uva e anguria, spennellato con miele. Con miele e maraschino. Miele maraschino. E poi lo rotolo praticamente. Lo fai pralinare nella mandorlina. Esatto. Sulla presentazione vi vedo molto concentrati, molto preparati. Io volevo dare anche una mia ricetta, però ne abbiamo già date un po'. A parte anche i cocktail, una cosa carina, semplicissima da fare, visto che l'anguria è succosa e fresca, se si prende dello zucchero e si fa caramellare in un pentolino e poi con la forchetta si lascia cadere dall'alto, tipo scuotendolo, in modo da fare dei fili. L'hai fatto una volta. Si avvolge sull'anguria a spiedino, dà questo senso croccante, amarognolo, perché è zucchero bruciato. Un appoggio di là. Facile da portare, eh? Facilissimo. Se siete pronti. Bravo, bravo, mi piace le persone che mangiano in cucina. Bravi, in anticipo, un applauso. Bravi. Che belli. Io mi prenoto per entrambi. Appena voi avete votato sia la faccetta di Greca, sia la sangria, non li toccate, anche perché prima di giudicarli, un po' di pubblicità. Ma siamo qua. Eccoci rientrati in cucina a Cuoche e Fiamme.
Situazione sul filo di lana, 25 Gaetano, 24 Stella. Prova di presentazione appena terminata. Elaborando dell'anguria, questo era il tema e questo è il risultato di quello che ha fatto Stella, ovvero una sorta di tagliata di anguria ubriaca alla sangria con spiedino al maraschino e miele. Un cocktail perfetto sia pre che post serata, molto carino anche da aperitivo. E ti dirò, la cosa che mi piace di più è lo spiedino, perché normalmente si vede la frutta sempre o caramellata con lo zucchero o semplicemente con il cioccolato fuso. Invece con la mandorla mi piace molto, che dà, gli dà un po' di croccante, quindi è davvero molto bello. E poi ha messo il maraschino, che comunque con la frutta è la morte sua, come direbbe Riccardo Rossi. Beh, devo dire che effettivamente, mancando il piattino sotto, il piatto già mi piace. Purtroppo non amo molto questo coso. Ribes? Sì, non il ribes in sé, quanto il fatto di metterlo, esatto. E lo spiedino, devo dire, è molto carino. Certo, la scelta no, ma soprattutto, scusami, fallo, se quello in fallo, ecco, sapevo. Alla salute. Santo grazie. E i colori sono stupendi, cioè questo bianco ghiaccio unito al vetro e a questo rosso vivido dell'anguria. Sembra già freddo. Sì, sembra bravo, fresco. Sembra freddo, esatto. Mi avvicinerei a questo con molta cupidigia. Poi il cupido, c'è anche la freccia. Sì. Vorremmo vedere più spesso qualche barman che ci presenta un mangia e bevi così, di solito non succede. No. Questo è molto carino, molto nutritivo, anche nutriente, perché le calorie non scherzano. In particolare mi piace questo spiedino, perché con questa granella evita le noccioline e altre cose, perché ci sono già qui. Deve essere abbastanza tosto di alcol e molto sangria, carino. Sangria, dentro. Sì, sangria. Quindi base vino, insomma, con lo zucchero che aumenta, sì, un po'. Sì, ha messo... Poi a volte c'è un po' di brandy dentro anche. Appunto. Aspetta di sangria che ammette. Io prendo l'aperitivo tutte le sere. Allora invitami qualche volta. Questa è la elaborazione di Gaetano, che ha trasformato un'insalata greca sostituendo il cetriolo con l'anguria e elaborandolo per la sua piccolina. Infatti, in maniera questo proprio, giocosa. Questo è proprio dedicato alla figlia, bellissimo, perché diciamo sempre infantile. Normalmente tutta questa parte del piatto non andrebbe decorata, invece così mi piace. Magari è un po' più difficile da portare, da servire, ma a livello di decorazione mi piace, mette allegria. Poi qua noi lo appoggiamo sul nostro tavolo nero, comunque anche sul bianco staccherebbe ancora di più. Esatto. Allora, sorprenderò svariate persone, grazie, bravo. Voglio vederlo sull'asse. Questo piatto, che sembra infantile, invece non è infantile. Questo è un piatto adulto, amici, perché per mangiare questo piatto bisogna conoscere la storia dell'arte. Sapendo poi che questo piatto è stato fatto da un padre per la figlia, oltre che bello, diffonde amore! Che paura! E quindi io dico che bisogna inchinarsi davanti a questo piatto. Questo è il mio giudizio di oggi. Simone Ruggiato. Date un calmante. Bene, però se fa così è positivo. Invece, secca. Secondo me, questo piatto è la bambina che l'ha insegnato al papà. Bene. Bello. Adesso. Io farei così, mangerei prima questo, poi berrei quello. Ecco. Lo faremo tra poco. Prima però va votato quello, ovvero il cocktail di anguria ubriaca di Stella. Per poi fare lo stesso con il gesso bianco per Gaetano, insalata greca di anguria. Allora, se ho fatto bene i conti, vince questa prova 15 a 13 Gaetano e quindi ti passa di un punto. 40-37, era già in vantaggio lui. Fate un bel setto.
una delle puntate che finisce con i voti più alti in assoluto, vi faccio l'applauso anch'io. Il kit prometti che lo regali? Assolutamente sì. Senza coltelli, mi raccomando. Noi ci andiamo a ballare un po', venga anch'io a ballare con te, te lo prometto. Perché? Andiamo. Non sarei capace. Venite. Andiamo a mangiare l'anguria, il cocktail era prenotato, voi siete prenotati per domani, siete con noi, cuochi e fiamme. Sì.